Sai, sull'immortalità, vuol dire, c'è una riflessione che ha a che fare con la dimensione religiosa, ma non molto approfondita. Il momento in cui si vive è molto interessante vivere, comunque non. Credo nella dimensione del divino e nella dimensione dell'immortalità, ma appunto non è un pensiero molto frequente. Fino ad oggi ci sono state cose più interessanti. Rispetto all'immortalità degli umani, beh, non credo che ci siano escamotage che possano procurarla. Cioè, siamo qua nella terra dei Sanniti, c'è un teatro meraviglioso, ma nemmeno i Sanniti non c'è niente di immortale, nemmeno l'impero di Roma in qualche modo, ogni cosa ha il suo compimento. E anche la fotografia è, come dire, un escamotage tecnico, per un po' dura sicuramente. Ma non più del marmo, bisogna vedere se dura quanto il marmo. Le cose che tu lasci comunque, ogni creazione, cominciando dalla creazione più significativa, che sono i figli, comunque nella misura in cui nasce è una sé, i figli non sono dei genitori, e le canzoni non sono dei cantanti, le cose. C'è un legame profondo tra l'arte e l'artista, però anche questo non è un dato di fatto, può succedere, sono molte le cose, le creazioni che sono strettamente legate al loro creatore, sono moltissime le creazioni che hanno perso per strada il loro creatore. Più poi si abbassa il livello della dimensione artistica e la musica di cui stiamo parlando, quella che mi riguarda, è piuttosto bassa in questa categorizzazione. Può essere più significativa una cover di una canzone, e ci si può ricordare molto di più chi ha fatto una cover che chi ha fatto la canzone, ma questo è giusto, la vita è più interessante, insomma, che le definizioni che si danno della vita. Non mi preoccupa assai. Beh, direi che attraverso il fare dell'uomo, indipendentemente da quello che modifica la vita, tanto mettersi a coltivare la terra che dedicarsi a qualsiasi attività manuale o intellettuale che sia, che comunque presuppone fare. Il fare degli esseri umani denota un cambiamento. Io non sono molto sensibile all'arte, lo trovo, credo che nella storia dell'umanità, nella nostra civiltà, l'arte in qualche modo sia stata l'apoteosi della nostra civiltà, ma che da lungo tempo non sia più in una pallida idea di ciò che è stato, ma questa è un'opinione personale che non ho neanche voglia di difendere. Comunque credo che non ci sia molto di vitale, un grande passato alle spalle, mettiamola così. Io ho ben presente solo il passato, che è l'unica cosa che posso svolgere davanti ai miei occhi. Il presente è in atto e nell'incrocio fra il presente e il passato si determina, come dire, la prima parte di quello che è il futuro, ma è proprio solo la prima parte, perché in realtà il futuro non è degli uomini. Nessuno garantisce che. Per quanto sia ridicolo a dirsi che io e te ci alzeremo da qua, ci possono essere un sacco di motivi. Cioè, può anche succedere che questo non sia, mettiamola così. Anche
anche se è poco probabile, noi ci alzeremo insomma di qua, ma in teoria non è detto. Quindi il futuro l'abbiamo alle spalle, in realtà ci assale, come dicevano gli antichi, e il passato invece lo possiamo svolgere su un tavolo davanti a noi. Sono molto interessato al passato perché è l'unico interesse che posso avere, insomma, non è che non mi interessi il futuro, ma è conseguente a un presente che comunque già con fatica predispongo. Il passato no, il passato è lì, è evidente. Credo che la musica sia stata molto significativa nel nostro mondo, dagli anni 60 fino agli anni 90, un trentennio in qualche modo, e tutto ciò che ha avuto a che fare con quella che un tempo veniva chiamata controcultura, comunque gli anni 60 americani, la Beat Generation, questo strano ultimo movimento, non avanguardia, ma in realtà un movimento di massa, come se un'avanguardia letteraria fosse diventata un movimento di massa alla fine del secolo. Ma questo mondo è finito, io non credo che ci siano molte. In questi 30 anni si è data molta importanza alla musica. La musica è stata considerata un luogo puro della comunicazione, anche del cambiamento, sia dei singoli che della collettività. Si è dimostrato assolutamente non vero, insomma, la musica è diventata un'industria molto forte, che poi, grazie al progresso tecnologico, è entrata in una profonda crisi strutturale, nel senso che i dischi non si vendono più, ma perché non ci sono più neanche i dischi, ci sono i CD, e quello che diventerà l'industria musicale io non lo so, ma non sono neanche molto interessato, voglio dire, non credo che sia possibile che questi 30 anni si possano ripresentare, insomma, questo no, non mi pare proprio possibile. A, non c'è più l'ingenuità che lo poteva permettere. La musica non vale così tanto come si pensava rispetto al cambiamento. B, le tecnologie hanno fatto sì che sia diventato, che questa possibilità proprio non esista più materialmente. Non so cosa. Io non ho mai avuto la mitologia della giovinezza nemmeno quando ero giovane. Tendevo più a pensare come qualcun altro, insomma, che 20 anni sono veramente un'età veramente di merda, molto difficile. E quindi mi sono sempre augurato di superarla. Ce l'ho fatta. Non so proprio che cosa dire a coloro che invece hanno di fronte a sé il problema ancora.